Buonasera, sono Laura Antichi, vi presento Powtoon. Come usare Powtoon nella didattica flip ordinaria e a distanza. Serve per presentare. Che cos'è Powtoon? È un'applicazione web-based per creare presentazioni animate che catturano l'attenzione. Anche nella versione free è disponibile una ricca galleria di opzioni. Interessante la linea del tempo per costruire contenuti di speciale effetto. Quando usare Powtoon? Nel lancio di un'attività dal lato docente, nel momento di elaborazione dal lato studente, nel momento finale dell'attività in plenaria. Nel lancio di un'attività potrebbe essere per stimolo e provocazione intellettuale, potrebbe essere una presentazione sintetica dell'attività proposta. Cosa fa? Attira l'attenzione e l'interesse per fare previsioni su quello che si farà e ispirare. Nel momento di elaborazione dal lato studente, gli studenti potrebbero elaborare un testo di sintesi su un problem solving, unendo competenza mediale ed elaborativa. Attiva sicuramente creatività, immaginazione e sintesi. Cosa fa? Coinvolge gli studenti a collaborare ad un prodotto espressivo. Induce alla consultazione e collaborazione tra pari nelle scelte concettuali, grafiche, di animazione per rendere il messaggio di conoscenza pregnante ed emozionale. Nel momento finale dell'attività potrebbe essere utile per la pubblicazione dei lavori dei gruppi. In questo caso cattura l'attenzione sui momenti caratterizzanti dei prodotti individuali dei gruppi. E cosa fa? Facilita la verifica nella visione dei punti di forza e di quelli da correggere per ulteriori sviluppi di ricerca investigativa ed espressiva. L'esportazione di un Powtoon completato è possibile sul proprio computer con la versione free. Si può solo con la versione free esportare il video in YouTube. Nella casella di ricerca di Google ho scritto Powtoon, clicco sul primo risultato che mi viene fornito e qui, in questa interfaccia, posso sign up for free oppure login. Io sono già registrata, ben con Sign Up, voi vi potete registrare con i social, con Facebook, Office 365 e LinkedIn, con Google, oppure potete fare attraverso la vostra mail. Io, come vi dicevo, sono già registrata e quindi faccio login. Ecco, ho la possibilità di creare ora un Python o attraverso una proposta che mi viene fatta di layout che mi viene fatta dall'applicazione, oppure importando un PowerPoint, io scelgo Blank Powtoon. Ok. Posso scegliere un look,
Tra quelli che mi vengono proposti, scelgo Cartoon. Ok. Scelgo una scena tra, ad esempio, Hello There. Vedete che ho alcune scene che sono pro, come questa, e alcune che sono tri. Sceglierò naturalmente una tri. Scelgo questa. Ok. E ho una serie di elementi già predisposti che posso anche modificare. Ad esempio, io non sono soddisfatta di questo personaggio e quindi vado, posso andare in personaggi e a sceglierne uno di quelli che mi vengono proposti. Ad esempio, scelgo come categoria health e safety. Questo che è nuovo e che viene reso disponibile gratuitamente e c'è questo personaggio qui che vedete mi è stato inserito, lo ingrandisco e cancello quello preesistente, lo metto al posto di quello era preesistente. Ho la possibilità di add name, quindi di mettere un nome e anche un add job position title. Qui in add name posso mettere salva, salve, ecco. Posso modificare il testo sia nel colore, ad esempio posso mettere, che so, il verde, ok. Lo posso modificare poi nella grandezza con il meno e il più, vedete che lo sto ingrandendo. Posso quindi inserirlo al centro e posso poi dare e mettere degli effetti, ad esempio l'effetto del testo scrittura a mano. Ok. Poi in Add Job Position potrei scrivere sono. Sono la dottoressa Linda. Ok, anche qui però posso modificare il colore, questo lo posso mettere in rosso, come vedete lo posso mettere ingrandire. Sì, evidenziare oppure posso mettere anche un effect, ad esempio word by word questa volta. Ok, ecco. Adesso vediamo come si posizionano gli elementi sulla timeline. Nella timeline noi vediamo che il salve, andando qui, compare prima del personaggio, quindi sarà mia cura spostare il salve, ad esempio, in questa posizione. Ok, il personaggio lo sposterò qui. In entrata, quindi in seconda posizione vedo comparire il salve, la freccia comunque la posso spostare, vedete la freccia
la posso spostare qui, no, va bene qui. Sono la dottoressa dopo la freccia. Ok. E il salve lo dovrò spostare prima, quindi sposto ancora un po' la dottoressa, sposto la freccia e ora devo spostare il salve qui. Vediamo cosa succede nell'animazione. Ecco. Ok. Va molto veloce e quindi devo fare ancora degli spostamenti. Posto qui. Posto un attimo qui. Qui metto il salve. E adesso vediamo come va l'animazione. Ok, la freccia è ancora troppo vicina. Quindi faccio di nuovo degli spostamenti finché il risultato non mi soddisfa. Salve. Sposto un altro po'. Vediamo come viene ora. Ok, e quindi adesso mi sembra che sia stato raggiunto l'obiettivo. La durata della diapositiva è al massimo di 20 secondi. Aggiungo un'altra slide bianca questa volta e andrò a scegliere un background. Tra i background vedete che ne ho diversi, tra cui a scegliere ho i premium e quelli gratuiti e i free background. Ecco, voglio scegliere location e tra il location vado a quindi scegliere questa città. Scelgo ora il personaggio tra quelli che ho scelto prima, questo, il mio personaggio era questo, magari scelgo Thinking, ok, lo ingrandisco un po', lo posiziono nella timeline qui. Poi vado sempre, potrei anche girarlo il personaggio col flip, ma penso che lo lascerò nella posizione originaria. Posso con setting poi agire sugli effects e quindi farlo entrare sempre right. Ok, posso poi dare un'animazione al personaggio,
con una gestualità minore, diciamo 2, times 2, ok? Quindi si ferma e poi posso inserire anche degli oggetti. Vedete che ho la possibilità di inserire diversi oggetti. Transport, ad esempio, vediamo, e inserisco magari una macchina. Ok. Voglio inserire un testo, quindi sposterò la macchina in questa posizione e inserirò un testo. Text, posso scegliere tra varie tipologie di testo, ad esempio tipo a fumetto, add text, ok, e dentro add text posso scrivere, cambiare il testo, vado in ospedale. E come abbiamo fatto prima, il testo può essere formattato, quindi rimpicciolito in questo caso, in maniera tale che possa. Ecco, vado in ospedale, lo posso anche allungare. Posso dare un colore al testo, lo metto sempre in rosso. Ok. Lo evidenzio. Ok, potrei anche metterlo così, vado in ospedale, sottolinearlo, poi posso usare un effect, usiamo word by word, questa volta, ok, quindi questo è il testo. Adesso andiamo ad agire sulla timeline, che potevo anche mettere una tipologia di testo diversa, solid, ad esempio. Ok. E ora vado nella timeline, prima mi appare quindi il personaggio. Qui vado in ospedale. Lo porto in questa posizione. Successivamente ho e porto anche posto anche la casella del testo, quindi ho spostato la casella del testo, ecco, vado in ospedale, vado in ospedale. Ok, quindi la macchina la sposto qui. Adesso vedo il risultato, c'è qualcosa da correggere, mi entra il personaggio. Ok, e anche questa slide è fatta. Poi aggiungo un'altra slide e anche qui sceglierò un background.
try, background, sceglierò naturalmente location. E tra la location posso scegliere questa ambientazione che è simile a quella di un ospedale. Scelgo ora il mio personaggio, lo voglio seduto, ok, lo ingrandisco un poco e lo flippo in maniera da posizionarlo sulla sedia. Faccio subito, metto subito il mio personaggio. All'inizio un secondo, poi aggiungo del testo. Scelgo questo, cambio il testo e scrivo questo è il mio reparto. Rimpicciolisco il testo come ho fatto prima in maniera tale che stia dentro la casella. Ok. Posso naturalmente allungare la casella, cambiare il colore del testo. Ok, vado in setting metto in grassetto, poi posso mettere l'effetto, ad esempio right, che avevo già messo precedentemente un'altra slide, ok, e posso, beh, lo sposto un attimo, questo è il mio reparto, quindi posto la casella qui. Ok. Qui. Poi alzo un po'. Reparto. Poi posso aggiungere degli altri personaggi. Ad esempio, posso aggiungere questo. Questo lo tolgo perché l'avevo messo lì. Questo personaggio lo metto in fondo, quindi lo rimpicciolisco. Ok, me lo sposto in questa posizione, lo sposto in questa posizione, posso inserire anche un altro personaggio, ad esempio questa della mascherina, sposto il personaggio. E poi posso inserire delle immagini, image, con Add Image le posso inserire anche dal mio computer con Upload, vedete che ho la possibilità comunque di fare il capture, l'upload, eccetera, e anche da prenderle da Facebook, Instagram, Dropbox, Google Drive, eccetera. Con upload lo posso, era questa che avevo già inserito
del dottore, quindi inserisco anche questo personaggio che sposto in questa posizione e ingrandisco. Questo lo ingrandisco e lo faccio magari entrare con effect da left. Ok, posto il personaggio qui. E adesso vediamo come è andata la situazione, se è tutto a posto. Ok, ora devo solo inserire la musica andando su Sound. Scelgo Free Music, questa, Free Sound, posso scegliere per genere, sceglierò Dramatic e ne scelgo una, la posso, no, questa non mi piace. Vediamo di scegliere. La abbasso perché avete sentito che era molto molto alta, la abbasso e così ho inserito anche la musica. Ecco, fatto. Ricordatevi di mettere il titolo qui in alto del vostro Powtoon, poi salvate, save, e poi potete vedere una preview dall'inizio e poi potete esportarlo con export, share link oppure il download video MP4 non si può fare, oppure salvare in Powtoon, salvare su YouTube, download come PowerPoint, download in PDF, oppure condividere nella pagina di Facebook. Se fate il download su YouTube, comunque con programmi apposta potete da YouTube poi scaricare in MP4 il vostro Powtoon. Ecco, ricordatevi, come vi dicevo, ve lo ripeto, di mettere il vostro il titolo qui in alto del vostro Powtoon prima di salvarlo. Buonasera a tutti.